libri preferiti ne ho tanti, ma quello che scelgo proprio come libro che secondo me comincia tutto, almeno per me, è I ragazzi del massacro di Giorgio Scerbanenko, che è un autore milanese degli anni 60, che scrive tantissimi romanzi, in questo caso specifico un romanzo noir, che ho letto quando avevo 13 anni e mezzo, e da lì mi si è aperto il mondo del thriller, del giallo, del noir, del raccontare brutte storie, molto molto, come dire, angoscianti, però in una maniera poetica, anche se Scerbanenko è un autore molto duro, ma cinicamente, poeticamente duro. E quello è il mio libro preferito. Se fossi un libro, è difficile dirlo perché appunto ne piacciono tanti e mi verrebbe da dire allora sarei quei libri incredibili. Invece no, se fossi un libro scelgo questo, sarei Natura morta con custodia di Sykes. È un libro di Geoff Dyer che parla di jazzisti e non perché lo sceglierei perché parla di jazzisti, ma per la premessa che dice non come erano ma come immagino che fossero. Quindi quello è il libro di un narratore. Siccome io mi considero un narratore, vorrei essere un narratore come Natura morta con custodia di Sykes. Sul comodino ho tanti libri, ne ho uno che ho finito da poco e che ero sicuro che mi sarebbe piaciuto e mi è piaciuto. Le lunghe ombre fredde di Eraldo Baldini, l'ultimo libro di Eraldo Baldini. È un bellissimo libro che racconta la storia di un bambino del dopoguerra che cresce, una famiglia del dopoguerra che cresce, che soprattutto ha dei segreti molto, molto strani, molto particolari, che hanno a che fare con la guerra, col campo di concentramento. E racconta, come sa fare Eraldo Baldini, cioè sempre in maniera misteriosa, sempre in maniera accattivante e molto commovente, un pezzo di storia di una famiglia e di un pezzo d'Italia.